Venezia. Allora, ragazzi, voglio farvi una domanda che noi ci facciamo spesso qui. È possibile davvero ringiovanire il nostro aspetto senza magari alterare veramente i connotati del nostro corpo, del nostro viso? Oggi, per rispondere a questa domanda, come spesso noi facciamo, c'è un professore, un dottore, il nostro dottor Antonino Di Pietro. Dov'è? Ah, esci da Ved, eccolo qua, il nostro dottore. Benvenuto, come va? Bene, bene, grazie. Allora, dottore, noi gli abbiamo preparato tutta la sua postazione ad hoc per parlare appunto di questo argomento. E io lo volevo fare con lei perché lei è direttore di un importante istituto dermatologico e soprattutto ha un particolare concetto proprio legato al mantenersi giovani, che vorrei che ci spiegasse davanti alle telecamere. Sì, certo, perché mantenersi giovane è importante, aiuta non solo la nostra psicologia, ma anche una forma di rispetto per noi stessi e per chi ci circonda. Purtroppo è imperante negli ultimi tempi l'immagine di una giovinezza, di una bellezza artefatta, legata a un trasformismo. Un po' forzata, diciamo, perché per molti restare giovani vuol dire gonfiarsi il viso, o addirittura paralizzarlo col botulino. Io sono molto contrario a questo e ritengo che invece la bellezza deve essere legata soprattutto all'espressione, a un qualcosa di naturale che si trasmette, ma non è trasformarsi, ma bisogna rigenerare. E allora abbiamo una foto proprio per semplificare questo tipo di concetto, guardate. Ecco. Professore, che cosa ci dice in merito? Ecco, questo è proprio quello che stavo dicendo, cioè la bellezza non è un viso gonfio, addirittura paralizzato. Qui si sono paralizzati i muscoli della fronte perché per molti essere vecchi o non essere giovani vuol dire formare o vedere quelle rughe al centro della fronte, rughe che invece sono legate all'espressione che si ha, che ci rende unici. Quando ci si paralizza la fronte non c'è più quell'espressione, anzi si assumono poi delle facce che sono quasi clownesche o sono non più naturali, per cui la fronte immobilizzata fa sì che il viso in basso, andando verso l'alto, trovi un muro. Quindi si creano delle pieghe ai lati degli occhi, si creano delle pieghe sulla radice del naso che normalmente non ci sono, la fronte è sempre piatta o si dice qualcosa di allegro o di triste, si è sempre così immobili e quindi questo è innaturale. Non è questa la giovinezza. Non è questa la giovinezza per il nostro professore. Allora vediamo che alternativa ci propone. Andiamo nel nostro studio privato qui a Detto Fatto. E diamo il benvenuto alle nostre ospiti, loro sono le nostre modelle, sono Elisa e Anna. Ovviamente abbiamo una mamma e una figlia, anche perché volevamo proprio capire la differenza proprio a livello dermatologico, proprio della costituzione della pelle, giusto professore? Da dove cominciamo? Da dove vogliamo cominciare? Allora, cominciamo dalla figlia e cominciamo a fare un esame della pelle, che è un esame dermatoscopico. Il dermatoscopio è un apparecchio che permette di ingrandire la pelle in superficie e anche in profondità, e a secondo dell'età noi riusciamo a vedere delle caratteristiche che ci possono collocare l'età reale della nostra persona che stiamo esaminando. Ecco, cominciamo allora ad osservare la superficie della pelle con, scusatemi così riesco a vedere, ecco, ingrandendo la cute si vedono come come il pavimento di una stanza che è appena stato fatto, e le battonelle sono ben unite l'una contro l'altra, non ci sono dei solchi profondi e quindi direi che questa è una superficie piuttosto uniforme, importante perché riflette anche la luce e quindi la pelle appare più liscia, più tonica. Il fatto che non ci siano delle rughe, non ci sono dei solchi profondi. I solchi. È come se queste mattonelle l'una contro l'altra avessero quel cemento che le tiene unite integro, e quindi la superficie è più compatta. E anche più luminosa. E anche più luminosa. Allora, che cos'altro possiamo analizzare della pelle della nostra modella, dottore? Ecco, l'altra cosa importante è l'elasticità
sì, che può cambiare man mano che gli anni passano. L'elasticità è fondamentale per la nostra giovinezza. Quando noi parliamo, sorridiamo, la nostra mimica, e smettiamo di parlare e sorridere, la pelle si spiana a 20 anni in mezzo secondo. Se io afferro la pelle e la lascio andare, è un istante, quindi mezzo secondo che si spiana. Che man mano che passa invece il tempo, questa pelle impiega sempre di più. Quindi e possiamo vederlo, proviamo a darci un pizzicotto, vediamo, ma possiamo quanto... vederlo anche sulla mano. Ma che state a fare? Se noi... ci ha messo 20 minuti a dai, e io 25. Se prendiamo la pelle e la lasciamo andare, ci vuole un secondo. Se prendo la mia pelle e la lascio andare, ormai ultra sessantenne, la pelle ci impiega 3 secondi. Ecco, questa è la differenza. Noi, Carla, dobbiamo puntare su questo. No, infatti no, io sono a te, professore, la prossima settimana prendo un appuntamento da lei, sono molto interessata a questi argomenti. Dobbiamo puntare sull'elasticità. Sì, ma da lui non c'è il botto. Volete fare la prova? Antiboto. No, ma meno male. Era un pizzicotto sulla guancia, vediamo. Io? Torna subito. Vabbè, ma tanto tu sei tutto rifatto, giusto? Appunto. È un po' come andare in palestra, no? Noi a 40-50 anni possiamo dimostrare di essere più giovani se facciamo una buona attività fisica. Se diventiamo pigri invece, se alziamo da una sedia con lentezza e dimostriamo più anni di quelli che abbiamo. Per la pelle è la stessa cosa, bisogna puntare sulla rigenerazione delle cellule e migliorare soprattutto l'elasticità. Perfetto. Bezos ha destinato 3 miliardi alla ricerca per la rigenerazione, perché allungare la vita vuol dire puntare sulla rigenerazione. I dermatologi della New Age, cioè i dermatologi che come me credono nel mantenere una giovinezza naturale, puntano sulla rigenerazione. Ed è questa la strada giusta. Allora andiamo a vedere invece la pelle della mamma, così capiamo anche le differenze, sempre con il nostro, con la nostra ispezione dermatologica. Disinfettiamo un po' il nostro apparecchio. Ovviamente si tratta di una pelle che ha qualche anno in più, pochi, certo. Pochi, signora, pochi in più. Vediamo che cosa succede. Allora, cosa emerge dall'analisi di quest'altro? Ecco, osservando la pelle, qui vediamo che gli spazi e quindi tutti quei piccoli solchi sono un pochino più profondi. Sono profondi perché la sostanza cementante, il derma, ha diminuito il suo volume e quindi si formano queste grinze che sono più evidenti. E attraverso queste fissurazioni la pelle perde molto più facilmente acqua e quindi tende a disidratarsi e perde ancora di più elasticità e turgore. Tuttavia direi che mamma e figlia non hanno questa grande differenza, quindi ci troviamo di fronte ad una nostra modella che in realtà dimostra meno anni adesso che l'abbiamo osservata, ma in molti casi quello che abbiamo visto è molto più accentuato, i solchi, la porosità è quella. Jonathan, vuoi fare una domanda? Sì, io sono molto contento di vedere il professor Di Pietro, che conosco e che stimo a livello professionale. Che bello averla qui. Guardi, io sono uno molto attento alla pelle e sono nato in un paese molto caldo. Mi ricordo da bambino che dico a tutti: sì, noi invecchiamo perché invecchiamo con l'età, però uno dei principali colpevoli dell'invecchiamento è il sole, che condannano e demonizzano tutti. Ma quanto è responsabile sto sole? Perché a me alla guacero piace prendere il sole in estate. Siamo due lucertoline. Mettono al sole. Allora, facciamo una premessa, perché il sole non è un nemico, il sole è vitale per noi, come l'acqua, come la luce e l'eccesso di sole. Il sole quando entra nella nostra pelle rovina le cellule. C'è un momento in cui la nostra pelle non riesce più a ricostruirsi e non riesce più a sanare tutti questi danni, come tanti spilli che ci entrano nella pelle bucherellano le cellule. Quindi un eccesso di sole col tempo chiaramente diventa dannoso ed è la ragione per cui invecchiamo. Allora, abbiamo fatto tutta questa bella premessa, abbiamo analizzato la pelle dell'una, la pelle dell'altra, diverse età ovviamente. A questo punto, dottore, tutti si staranno domandando a casa qual è questa soluzione che non è trasformativa ma è migliorativa proprio della qualità della pelle. Beh, una delle sostanze più efficaci, frutto anche della ricerca di questi ultimi anni, è sicuramente l'acido ialuronico. Certo. L'acido ialuronico ha un forte potere rigenerante per la nostra pelle e abbiamo visto che se viene messo a un millimetro di profondità, quindi molto superficiale, dove ci sono queste cellule che vengono continuamente rovinate dalla luce,
l'acido ialuronico riesce a rigenerare queste cellule, a risanarle, a fare in modo che producano più collagene, più elastina. Questo trattamento viene fatto introducendo piccole quantità, quindi microgocce di acido ialuronico ad un millimetro. Quindi molto superficialmente. Molto vediamo, superficialmente. Vediamo le immagini proprio che riguardano il suo trattamento. Ce le abbiamo? Vediamo? Ecco qua, ci spiega, ecco, dottore. Si utilizza un micro ago, un ago molto piccolo, sembra il pungiglione di una zanzara, e viene messo nella cute a un millimetro, quindi neppure per tutta la lunghezza di quell'ago, che è lungo 4 millimetri da come si vede, ma è il primo millimetro dell'ago che arriva dove le cellule sono più rovinate, sono più distrutte. E non fa assolutamente male. Quindi non fa male, non fa male perché non arriva a toccare ancora le terminazioni nervose e non rompe neppure i vasi capillari di un certo calibro che si trovano a 2 mm, a 3 mm. Certo. Ecco, è importante riuscire a mettere queste microgocce di acido ialuronico a quella profondità. John. Questo trattamento non vuol dire quindi che uno si è rifatto, la parola che noi usiamo volgarmente, no, perché non è un trattamento chirurgico invasivo. No. Esatto, questo non è un trattamento che gonfia. Quindi pensare di restare giovani gonfiandosi il viso, palzato, no, ma questo rigenera. Quindi bisogna puntare sulla rigenerazione e la sostanza al momento più efficace per rigenerare la nostra pelle è l'acido ialuronico. Carla. Mille domande, professore, però ne farò una. Si è accesa Carla Gozzi. Sì, sì, incredibile, anche perché sono molto in linea col professore. Le chiedo una cosa, noi tutte siamo piene di creme, ovviamente, sulla base dell'acido ialuronico. Che differenza c'è con questo trattamento? Cioè il derma riesce ad assorbire l'acido attraverso anche appunto l'utilizzo delle creme o questo è più efficace? Beh, questo. Dunque, l'acido ialuronico che noi mettiamo sulla pelle non riesce a penetrare in profondità fino a quel fatidico millimetro, no? Perché l'acido ialuronico è una molecola enorme, grandissima, e quindi non riesce a passare. Ah. Bisogna necessariamente utilizzare un microago per portare l'acido ialuronico in profondità dove serve. Quindi un trattamento come questo equivale a mettere per un paio di mesi tutti i giorni una crema in grande abbondanza per riuscire ad avere che l'effetto passi, che è una sola seduta fatta, certo, con queste micro iniezioni di acido ialuronico su tutto il viso, viso, collo, sì, sì, décolleté. Allora, facciamo vedere quanti quali personaggi del mondo dello spettacolo si rivolgono al nostro dottore. Abbiamo delle foto? Beh, diciamo che io non amo mai fare nomi. Questi sono personaggi che loro hanno pubblicamente detto di utilizzare tecniche che non servono per deformare ma per aiutare la rigenerazione. Quindi mi fa molto piacere ricordare Isabella, come Isabella Ferrari. Allora, Justine, lei ovviamente esempi, è molto, molto umile, però noi sappiamo che il suo, come dire, parterre è molto, molto ampio. Patrizia, anche tu ti rivolgi al nostro... E si vede credo perché di, credo di essere stata la prima a ospitarlo nelle mie trasmissioni, la prima a credere lui, proprio sì, perché non è... non gonfia, ma è proprio rigenera, hai capito? In maniera e infatti tu naturale, sei bellissima e naturalissima. Giampaolo, a questo però, punto mi viene da dire, ci hanno scritto qualcosa da casa? Ci hanno scritto in tantissimo. Subissato. Sì, dottore. Bene. La domanda più comune la faccio, che è quella che da casa vogliono sentirsi rispondere, ed è questa. Quanto costa il trattamento e quanto dura? Sì, beh, la durata è di circa 20 minuti, una mezz'ora per riuscire ad intervenire su tutto il viso, collo e décolleté.